sveglia. Cosa ne pensi? Che sei un deficiente. No, cosa ne pensi? Che dopo che mi alzo ti prenderò a schiaffi. No, cosa ne pensi? Che dopo morirai. Perché? Perché ti darò un mazzo. È vero. Colazione al volo oggi, abbiamo comprato delle cose da una boulangerie tipo francese, lei ha preso un cornetto forse con al cioccolato, ho preso un pezzo di torta alle mele, qualcosa del genere. Adesso si mangia veloce perché poi si va. I don't wanna wait for a leg, you'll be one leg, you each one be flame, one be flame. Siamo per entrare nel palazzo Sega, la casa produttrice dei giochi. È tipo un 6 piani, 7 si scende, 8, 9, 1000, non lo so neanche io. Cioè, se vince questi videogiochi, ti vinci un action figures di quelle stupende che in Italia non si trovano neanche a pagarle, che ti costano almeno poi 100 euro blu o buoni. Oltre ai classici giochi a gancio, diciamo, che qui si chiama UFO, quello che prende le cose, ci sono anche giochi tipo questo, dove bisogna prendere delle carte e posizionarle sopra, tipo Yu-Gi-Oh! Diciamo, però tipo quello là sta giocando a una partita, sta giocando a calcio, posizionando delle carte e le carte del giocatore sul campo, giochi tipo strategici, di gare, di cose, il mondo sta qua. Quasi dietro di noi avrà tipo quei 40 anni suonati, però sta qua a giocare alle macchinette, bellissimo. Siamo entrati in un negozio, quello dove vedete tipo quelle vetrate che vanno in diagonale. Ci hanno regalato questa confezione che penso siano di fazzoletto o qualcosa del genere. Negozio, avete presente le macchinette dove metti, che ne so, un euro e vinci il pupazzettino piccolino? Ecco, questo negozio sono tipo 3 piani di queste cose, però non è che vinci il pupazzettino piccolino, vinci o un pupazzo bello grosso oppure direttamente action figures grossissime, roba del genere. Questo piano di quel palazzo dove siamo entrati vende soltanto cose per le bambole, accessori di qualunque tipo, le calze per le bambole, le magliette per le bambole, gli occhi per le bambole. Solo cose riprodotte fedelissimamente in miniatura piccolissime per le bambole. Spettacolo! Ci siamo stati un sacco a girare per Akihabara, abbiamo visto anche delle cose che dopo passiamo a comprare. Adesso siamo venuti a mangiare. Indovinate cosa? Noi mangiamo. Stiamo andando in un negozio un po' particolare. Avete presente il palazzo Sega nel quale siamo entrati prima? Ecco, beh, dietro quel palazzo Sega c'è un altro palazzo Sega, che però non è un palazzo Sega, è un palazzo Sega, diciamo, quel... ecco, l'avete, quello là, infatti. E adesso stiamo andando proprio a vedere questo negozio, perché non possiamo non andarci per forza nella vita. Cioè, raga, siamo nel reparto dove vendono le diciamo patate a sventrate, dove tu le compri e le usi, diciamo, per fare ciò che vuoi, tipo queste, questa qua, tipo queste. Se le tocchi sono anche molliciose, realistiche, diciamo. E ci sono diversi, per diversi gusti, diciamo, quella distrutta, quella un po' più nuova, quella un po' più nuova e distrutta lo stesso. C'è per tutti i gusti. E la cosa bella è che dentro ci sono signori grandi, anche con i capelli bianchi. Entrano, comprano ed escono così, proprio senza problemi, proprio come se niente fosse. Raga, è il negozio più bello che io abbia mai visto, ve lo giuro. Sono 6 piani, 8 piani, non lo so. Però
le risate, le risate che mi sono fatto entrando è stata una cosa stupenda. Sì, perché mi stavo schifando al massimo, forse. Cioè, purtroppo stavo riprendendo, però è venuto quello, ha detto no, torno, torno. Cioè, me l'ha fatta spegnere, mi ha fatto spegnere tutte le cose. Non immaginate le cose che stanno dentro, che girano, si muovono, esplodono in un altro po'. Cioè, cioè tu entri, non per, ma per ridere, per quello che stai. Invece poi c'erano coppie, anche adulti, grandi, che compravano senza problemi. Tipo le coppie andavano, hanno comprato alcuni vestiti, diciamo, e poi, che poi c'è l'offerta 30% di sconto se ti fai fare la foto col vestito che compri, quindi. E c'era tutta la vetrina con le foto di chi si era fatto fare la foto. Che schifo. Certe cose che voi non potete neanche immaginare. Cose grosse, viola, finte, rotte. I vecchi che stavano tutti accelerati. Stava il primo piano, era riservato DVD, diciamo, DVD. Ecco, e c'era un vecchietto che guardava e rideva, e rideva come un cretino, e stava là tutto il tempo. Boh, vabbè. Adesso stiamo andando alla metro per poi spostarci e quindi prendere la linea per Roppongi, penso. Andare a Roppongi, il quartiere Truzzo, quello dove la sera ci sono discoteche Tunze e Tunze a non finire. Quindi andiamo là e vediamo un po', ci spacchiamo pure la stasera. Palazzo enorme hanno creato Metal Gear. Io andrei a sposarmelo quel palazzo. Ci siamo fermati per fare uno spuntino al Combini. Io ho preso un Nikuman, quel panino bianco che ho già preso altre volte alla pizza, e che è rosso questo qua. Adesso andiamo ad assaggiare. Lei ha voluto provare uno yogurt. Vedrei come sono gli yogurt di qua. Inizio io ad assaggiare il Nikuman. Da notare che c'è scritto pizza sopra qua. È vero? Assaggiamo, vediamo com'è. Un gusto che non sentivo da mesi, diciamo. Da di pizza? No, da di ketchup. Di sugo, tipo. Sugo al basilico con un bel po' di pepe dentro. Mozzarella forse, forse questa qua bianca. È buono? Hai provato? Approvatissimo. Assaggiato lo yogurt, com'è? No, di yogurt, però così senza, è tipo, acqua pure questo, è vero? Non hanno il senso di densità delle cose, cremosità, no, è tutto acqua, tutto liquido qua. Da di yogurt, però appena lo metti in bocca, si scioglie tutto. Cioè, boh, o non ho problemi a masticare le cose, o non lo so. Cena, siamo da Genki Sushi, un kaiten sushi dove c'è il rullo, però qui si ordina tramite il tablet e poi arriva un trenino che ti porta all'ordinazione, lo Shinkansen, quello ultraveloce. Dopo vi faremo vedere, cioè ti diverti qui a mangiare qua, tipo se giochi. Poi è arrivato un tot che spendi, se non sbaglio, ti fanno fare il giochino sasso carta forbice contro il computer. Se vinci, vince un regalo o un set, un piattino in più. Abbiamo ordinato, al momento dovrebbe arrivare il vassoio volante, diciamo, con sopra i pezzi di sushi, buonissimo. Eccolo. Quello là, però non è a noi, a noi arriva tra poco. Sono arrivati i piattini qua sopra, è arrivato volando, adesso schiacci questo e torni indietro me. Però ho ordinato tonno e salmone, dovrebbero arrivare anche le altre cose e poi si mangia. Vediamo dopo quando usciamo da qua. Ragazzi, ci stiamo spaccando a sangue, ho preso già 6 piattini io. Allo stesso anche lei, adesso ne arrivano altri 3 e poi continuiamo. Ho giocato a sasso carta forbice col computer, però per sfortuna ho perso. Ci rifaremo la prossima giocata se ci sarà. Ma comunque adesso continuiamo a spaccarci a motore. Dopo si esce in giro random, così non lo so. Quello che siete a fare, state a cenare già, no, al massimo voi siete a fare il pranzo, e voi il pranzo al massimo siete a fare. Bravo, mangiate. Pure io mangio. Siamo appena usciti da Genki Sushi e diciamo che al posto di camminare rotoliamo. Abbiamo preso soltanto 9 piattini, però soltanto perché c'è gente che se ne prende molti, ma molti più, tipo 20, 25. 9 piattini e stiamo morendo. Sarà perché abbiamo mangiato oggi pomeriggio qualcosa, uno snack, boh, non lo so. Facciamo un giro per Shibuya e Shinjuku un po'. Vediamo di regalarvi delle immagini stupende di questi quartieri di notte.
dopo una serata bellissima, praticamente siamo entrati in una in un palazzo dove ci sono i videogiochi della Sega, Sega non solo, e ci siamo sfondati. Abbiamo vinto Zan! Il criceto potentissimo, gigante, enorme, che ci è costato 1 milione di yen. No, bugia, non 1 milione di yen, però una cosa, no, vabbè. È bello, è morbidoso. Io volevo vincere il coso di Esche, però non sono riuscito a vincere. Penso che me l'andrò a comprare direttamente dal negozio di action figures nuova. Beh, questo sabato sera è stato un sabato sera divertentissimo, bellissimo, stupendo. Adesso prendiamo e ci andiamo a buttare a morire tutti quanti appassionatamente nel letto. Quindi vi diamo la buonanotte. Un saluto da me, un saluto da lei e un saluto in particolare da Crici. Non so come si chiama. Da Sabino. Chiamiamolo Sabino. Da Sabino Criceto 2 Junior. Quindi un saluto da tutti quanti. Ciao!